Questo programma racconta attraverso testimonianze dirette storie di donne che hanno fatto parte della Camorra. Alcune di loro hanno scelto di collaborare con la giustizia. Oggi vivono sotto protezione in località segrete. Altre hanno deciso di non collaborare e hanno scontato interamente la propria pena. Mi chiamo Madonna Antonella, ho 31 anni, sono una collaboratrice di giustizia e oggi la mia vita è cambiata. Nel futuro ho delle prospettive non tanto su di me, ma spero che le mie figlie mi daranno soddisfazioni, che possono diventare delle persone rispettate, però pulite. È qua, tra le strade di Ercolano alle porte di Napoli, che inizia la storia di Antonella Madonna. È tra queste strade che un giorno diventerà un capoclan temuta e rispettata da tutti. Eppure, quando era ancora una bambina, Antonella sognava tutt'altro per il suo futuro. Mi è sempre piaciuta la divisa dei carabinieri, le pistole, sempre questa cosa di vedere loro sopra di tutti. Quindi mi piaceva tanto diventare una carabiniere, che poi non ho avuto più la possibilità di continuare la scuola, quindi non. Il mio sogno si è fermato a 7-8 anni. Madonna Antonella nasce nel 1984 da una famiglia di umilissime origini. Il padre è un piccolo pregiudicato per reati contro il patrimonio, che sbarcava il lunario con piccoli lavori da muratore e da imbianchino. Sono cresciuta in una famiglia modesta, come tutte le famiglie che non hanno la mano con la camorra, diciamo così. Una famiglia umile, una famiglia come ce ne sono tante in questo piccolo comune ai piedi del Vesuvio. È un territorio, quello di Ercolano, molto bello. Dista pochissimi chilometri dal centro di Napoli. È una città conosciuta in tutto il mondo, soprattutto per gli scavi dell'antica Ercolanum. Però il territorio di Ercolano è anche un territorio di fortissimo radicamento della Camorra. Ercolano era una piazza di spaccio grandissima, era il crocevia per la droga in mezzo Europa, partiva tutta da lì, c'erano zone off limits dove dovevi aver paura a camminare di notte. Un territorio difficile che Antonella impara a conoscere fin da bambina. Avevo 10-11 anni quando già sono stata cosciente dello spaccio, dei drogati, che comunque quel periodo pugliano era invasa. Morivano davanti agli occhi delle bambine, dei bambini. Eravamo al centro di tutto il business della Camorra. Via Cannalone, Cuparella, Piazza Pugliano. È lì che ci incontravamo tutti i ragazzini, ragazzine. E già allora, tra i suoi amici, Antonella non si accontenta di essere una delle tante. Lei si sente già un piccolo capo. Anche tra amici mi sentivo prima di tutti. Questo fa parte un po' anche del mio carattere. Volevo comandare sempre io, anche in quella fase lì. Ma chi comanda sul serio qua sono i boss della Camorra. Sono loro a decidere chi può vivere e chi deve morire. All'improvviso c'erano sirene, strade chiuse e urla. Vedevi tante persone insieme che guardavano qualcosa e quello che guardavano veramente era atroce, perché per terra c'era un morto di camorra, l'ennesimo. Negli anni 90 Ercolano è una città divisa in due. Da una parte il clan Nascione, dall'altra il clan Birra.
sono loro i protagonisti della guerra che si consuma ogni giorno per il controllo del territorio. La gente ormai ha paura soltanto a nominarle quelle due famiglie, perché chi si schiera rischia di diventare un bersaglio. Ormai a Ercolano la conta dei morti ammazzati aumenta di giorno in giorno. È nel pieno di questa guerra che Antonella vive la sua infanzia. Per lei è quella la normalità. Ed è in questa insolita normalità che ancora minorenne conosce il suo primo vero amore, Natale Dantese. Mio marito l'ho conosciuto che avevo 11-12 anni. Era molto affascinante come ragazzo. Lui già era noto come un ragazzo che comunque le persone, i ragazzini anche, lo temevano. Lo vedevo come ragazzino sopra di tutti. Che diciamo che è un po' il guappo del Rione, il ragazzo spavaldo, e rimane affascinata. Per lei quella con Natale non è soltanto una storiella, ma una grande storia d'amore. Antonella è ancora troppo piccola per capire che quella relazione cambierà per sempre la sua vita. Perché Natale non è un ragazzo come tutti gli altri. Mio padre venne a sapere che ero la fidanzata di Natale e non voleva. Non voleva perché comunque già era un ragazzo che frequentava l'ambiente criminale. Ma Antonella è troppo innamorata per prendere in considerazione gli avvertimenti del padre. Quando poi, ad appena 13 anni, resta incinta, anche lui è costretto ad accettare la situazione. Antonella, in dolce attesa, si trasferisce a casa dei genitori di Natale. Ormai è questa la sua nuova famiglia, una famiglia legata alla camorra. Il padre di Dantese Natale è Dantese Ciro, conosciuto negli ambienti criminali come Ciro Azzanna, ed è un soggetto con molti precedenti penali per spaccio di droga e detenzione illegale di armi. Un soggetto da sempre ritenuto orbitante, quantomeno nel clan Ascione. Mi sentivo come la nuora di quel soggetto in quel periodo. Ti temevano perché alla fine il rispetto era di paura. La famiglia Dantese è alleata al clan degli Ascione e controlla una piazza di spaccio a Ercolano. È in quell'ambiente che Antonella, a soli 14 anni, dà alla luce la sua bimba. Io ero un po' come la principessa di casa, mio suocero non mi ha mai fatto mancare nulla, mai. Mi ha trattato come una figlia. Per crescere la bambina può contare sull'aiuto della suocera. Una donna che a Ercolano conoscono tutti. La madre di Dantese Natale è Suorino Clelia, ovvero la cugina di Suorino Natale, a sua volta grosso narcotrafficante. Famiglia Suorino Ercolano è una famiglia temuta da tutti, famiglia molto importante che si suddivide anche in soggetti nel campo dell'imprenditoria, del commercio. Erano i cassieri del clan, diciamo, forse proprio la mente che gestiva gli interessi economici del clan. La famiglia Suorino sicuramente è un'importante costola del clan Ascione. Nonostante Antonella sia circondata da una famiglia così ingombrante, la sua vita procede tranquilla, senza scossoni, fino a una fatidica notte. La notte in cui le forze dell'ordine arrestano il suocero, Ciro Dantese. Antonella adesso è preoccupata.
ha paura che anche Natale, il padre di sua figlia, possa finire dietro le sbarre. Anche che ero piccolina, già stavo capendo la gravità delle cose. Poi mio marito vicino a me che leggeva, diceva qui si fa riferimento a me, però non c'erano prove fondamentali per prenderlo. Stai aspettando solo che ti portano dentro? E da lì, poi parlando con mio marito, si è presa questa decisione di stoppare tutto e di andare a lavorare. Natale e Antonella hanno cambiato vita. Si sono lasciati alle spalle i guai della famiglia Dantese per crescere la loro bimba in un ambiente tranquillo. Adesso sono adulti e vivono in una casa tutta loro, come una coppia normale. Mentre Antonella si occupa della casa, Natale lavora come operaio nei cantieri. Usciva la mattina alle 7, alle 8 di mattina, fino alle 5, alle 6. Si sapeva prendere rispetto anche se lavorava. Per lui era quella la base principale. Era tutto normale, tranquillo, una vita normalissima. Ma nonostante i buoni propositi, per Natale tagliare i ponti col passato non è così facile. Vado! Natale! Gli uomini del clan Ascione, infatti, continuano a considerarlo uno della famiglia. Una famiglia che non può permettersi di abbandonare. E Natale lo capisce bene quando in cantiere si presentano gli uomini del clan Birra, la famiglia rivale. Sono lì per chiedere il pizzo, proprio dove lavora lui. Che pulito. Che posso volere? E i grassacci, e i sorti. Ma forse ne capite perché non fa maniscio, così mi suarino. Strunzillo. Prima la mattina vengo a casa e mi fa altri 3.000 euro. È chiaro. Fatico, andiamoci. Suari, ti lascio un ricordo. Anche se Natale è fuori dal giro, la faida tra i clan di Ercolano non è mai finita. Lo sgarro al cantiere non può restare impunito. Guarda, sti qui in sicuro. Non è mandato, Faccio. Natale ha capito che il clan lo considera ancora uno di loro. Per questo, alla prima occasione, è pronto a tornare sui suoi passi. Per lui è arrivato il momento di abbandonare il lavoro e ributtarsi col clan sul traffico di stupefacenti. Ottima scelta. Basta faticare per uno stipendio da fame. Adesso è ora di tornare alle vecchie abitudini. Abitudini molto più redditizie. Ora ho pubblicato tutto cosa. Venivano sedate anche di 5-6.000 euro. Economicamente, logicamente, è tutto diverso. Ti puoi permettere quello che vuoi. Non ci sono freni. Se vuoi una cosa, la prendi, la compri. Natale è di nuovo nel giro. Ormai ha riallacciato del tutto i rapporti con la famiglia Ascione. Una scelta che adesso condivide anche Antonella. Sapevo tutto, già all'epoca sapevo tutto. Aiutavo già a mio marito in quella circostanza.
Ma la bella vita per Natale e Antonella non dura molto. Sono tornati agli affari col clan soltanto da pochi mesi, quando le forze dell'ordine irrompono nella loro abitazione. Quando sono venuti a fare la perquisizione io stavo in casa. La cocaina l'hanno trovata in casa. E sono stata denunciata a piedi libero. Mentre Antonella riesce a evitare l'arresto, Natale viene rinchiuso in carcere con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Lui era incensurato comunque, carichi pendenti non ne aveva. Dopo 2 o 3 mesi è uscito agli arresti domiciliari. E lì sono stata io per la prima volta a dire basta, non ne voglio sapere più nulla. Antonella è decisa e fa di tutto per convincere anche Natale a rimettersi sulla giusta strada. La paura che possa tornare in carcere è troppo grande, soprattutto adesso che aspettano la loro seconda figlia. Ma gli sforzi di Antonella non servono a niente. Natale è ormai troppo invischiato negli affari del clan. Lei in un certo momento dissente anche da quello che il marito vuole fare, ma non può svincolarsi per questo grande amore che prova per Natale. Lui poi ha continuato anche alla mia insaputa, poi man mano l'ho capito e poi mi ha detto la gravità della cosa, che poteva essere ucciso perché si era messo in mostra di più e io ho accettato quello che lui stava facendo. Wow, che bella cosa! Natale è sempre più lanciato. Gli affari crescono rapidamente. Adesso è pronto a scalare i vertici del clan. Natale si è fatto strada. Ormai siede allo stesso tavolo coi boss del clan Ascione. Ma la guerra tra le famiglie Ercolano non è ancora finita. Per il clan Birra, infatti, è arrivato il momento di fare il salto di qualità. Uccidere un boss legato al clan Ascione. I capi famiglia si erano sempre sentiti al sicuro. Da quel momento in poi, invece, la guerra riguarda tutti. Toccando a un fratello, poteva capitare anche a noi di toccare a uno della nostra famiglia e quindi cresce la cosa camorristica. Guardi la tua pelle. Adesso che Natale è un pezzo grosso del clan, Antonella non teme più il carcere, teme per la loro vita. Antonella si innamora di Natale che è ancora una bambina. Sono cresciuti insieme e con loro è cresciuto anche il ruolo di Natale all'interno della camorra. Adesso è diventato un pezzo grosso del clan Ascione. E la loro vita sta per cambiare di nuovo. Dopo l'omicidio di uno dei capi, il clan si deve riorganizzare. Per Natale è arrivato il momento di assumere un ruolo di comando.
Adesso la zona del canalone è affidata a lui. Dopo che lui ha fatto questo salto, diciamo, di qualità, abbiamo cambiato casa e siamo andati in una casa più grande, perché comunque erano i piani più alzati e non avevamo quella paura che potesse venire qualcuno fuori alla porta, come abitavamo prima. A me piaceva molto abbellire la casa, era una mia passione. Era bella la mia casa, era bella, sì. C'avevo le pareti in camera da letto pitturate bordeaux, con una corona che scendeva alla tenda e uno stile un po' veneziano, bella. A nome, eh? Non pensavo più alle paure, non pensavo più a nulla, anzi mi stavo fortificando perché sapevo a quello che stavo andando contro. Il clan si sta arricchendo sempre di più. Un giro di affari che aumenta rapidamente giorno dopo giorno. Non solo con lo spaccio, ma anche con le estorsioni. Per controllare il territorio si utilizza innanzitutto la violenza. La violenza è lo strumento imprescindibile di un clan. Sai, tu quando sentivi quelle moto scendere questo vialetto dove stiamo, dice, eccoli qua, stanno arrivando. E mi prendono e mi dicono, ma loro non hai capito, nel girarmi comunque vidi che c'aveva la pistola. Lì rimasi ghiacciata. Ma mo che cosa volete da noi? Dice, signora, da pagare. Ah, c'è pagà. Scusa, ma che devo pagare? Dici, devi dare 5.000 euro subito e 500 euro al mese. Addirittura. Tutti pagavano e nessuno denunciava. E chi non pagava subito subiva brevissimi attimi di rappresaglia. Era mio zio e mi fa, corri, corri, spaventatissimo. Ah, vieni al panificio, t'hanno misa a bomba. Arriviamo al panificio e non si capiva niente. Cioè, veramente vedi la tua vita... Cioè, e che faccio più adesso? Presi due ragazzi che avevo capito che erano carabinieri, dissi, io sono la titolare del panificio, devo venire con voi. Loro mi misero subito a mio agio e mi dissero, signora, si tranquillizzi. Dissi, ma che mi devo tranquillizzare? Ma prendete carta e penna e scrivete, io non ce la faccio più. Come Sofia, molti commercianti cominciano a ribellarsi e alle prime denunce ne seguono molte altre. L'intervento massiccio di polizia e carabinieri segna una prima pesante sconfitta per i clan di Ercolano. Sono cominciate le operazioni, a quelle che il dottor Filippelli ed io chiamavamo indagine di sistema, cioè colpire prima un clan, poi l'altro clan, poi ritornare immediatamente su quel clan e fermare qualsiasi iniziativa di riorganizzazione che si poteva fare. Quindi ci sono questi blitz con 60, 50, 40, 30 arresti ogni volta. E quindi alla fine c'è un colpire in modo violento, duro le organizzazioni criminali che non erano abituate, cioè che erano abituate a una grande impunità. Avevamo anche 3-4 perquisizioni al giorno, una volta dalla polizia, dalla finanza, dai carabinieri. Siamo arrivati un giorno a avere 4-5 perquisizioni, quindi la casa stava sempre sotto sopra. A seguito dell'ondata di arresti, il clan si trova a fronteggiare una nuova emergenza. Il numero dei camorristi disposti a collaborare con la giustizia aumenta di giorno in giorno. Ormai per le forze dell'ordine, il clan non ha più segreti. Inizia questa escalation di un numero
di collaboratori che per la prima volta spiegano all'interno di queste organizzazioni come sono fatte, come sono formate. Alla fine del 2009, anche a seguito delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, i capi del clan Ascione sono tutti dietro le sbarre. L'unico pezzo grosso ancora in libertà è proprio Natale. Adesso tocca a lui il ruolo del boss. È una fase di guerra aperta totale con il clan Birra. È proprio in quel momento storico che Dantese non solo dirigerà tutta l'attività di traffico e di spaccio del clan, le attività relative alla raccolta e gestione delle estorsioni, ma sarà lui in prima persona a decretare e organizzare diversi omicidi di avversari, di soggetti appartenenti al clan Birra. Si uccideva ovunque, davanti agli occhi delle mogli, dei figli. Era una vera e propria mattanza. Gli omicidi sono nati per questo, per prendere più punti, diciamo. Per me era diventato tutto normale, non mi sentivo né in colpa né per me era normale. Antonella non è più soltanto la moglie del boss. Anche lei ora è un membro del clan a tutti gli effetti. Ma donna Antonella viene a partecipare attivamente al clan, alla vita del clan. Diviene il principale consigliere di suo marito nella elaborazione delle stesse linee strategiche. Importante è stato il suo ruolo nell'analisi. Lei era un'attenta lettrice di tutte le misure cautelari che colpivano gli affiliati del clan, li leggeva le dichiarazioni dei collaboratori, le intercettazioni, le analizzava, andava a capire già in anticipo quali molto probabilmente sarebbero state le successive mosse dell'autorità giudiziaria. Una donna molto molto furba, molto molto scaltra. È lei che, quando i camorristi affiliati vengono arrestati, provvede a pagare le donne, le famiglie, a sostenere le famiglie dei camorristi. Questo è un ruolo di estrema importanza. Che prossima fe? Stavano già 3-4 ragazzi in carcere che si dovevano mantenere per lui. Quindi, per non far collaborare anche a queste altre persone, si faceva il tutto per mantenerli buoni, calmi, per non farli collaborare con la giustizia. Queste cose non mi dimentico. Cosa ce l'ho qua? Antonella adesso è temuta e rispettata da tutti. È lei a gestire i soldi del clan. Che cosa non stanno niente a buono? Non avete più rispetto. Voglio da finire mesa una via. Natale, intanto, continua a occuparsi dei traffici e del racket. Un giro di affari da difendere a tutti i costi. Usate questo. Soprattutto adesso, che molti membri del clan sono dietro le sbarre. Dalla cassa devono uscire i soldi per gli avvocati e per le famiglie dei carcerati. Natale e Antonella si trovano ad affrontare una situazione economica sempre più difficile. Ma il peggio deve ancora venire. Dantese era l'unico capo in libertà e, proprio per evitare l'escalation da un punto di vista criminale che stava vivendo Ercolano, si decise proprio di tagliare la testa al clan, arrestando l'ultimo dei capi. Anche per Natale Dantese, l'ultimo dei boss, è arrivato il momento di uscire di scena.
Sapevo che comunque doveva arrivare quel giorno. E poi è arrivata. E a quel punto l'unica persona ero io. Diventa la zia nel momento in cui il marito viene arrestato. La zia era il nome con cui gli affiliati la chiamavano, in segno di rispetto. Giovanissima, soprattutto perché giovanissima ancora oggi, quindi appena 25enne, 24enne, riprende le redini del clan in mano. Mi sentivo all'altezza di Natale, prendendo quel ruolo. Dirigevo i ragazzi che stavano fuori, per tutto quello che il maestro, diciamo, tra virgolette, mi aveva imparato. La scalata era sempre più alta in tutto quello che facevo. Ti senti un uomo, quando un uomo si sente che comanda lui, l'adrenalina sale. Sale perché comunque ti senti superiore a tutti. La Madonna era ancora più decisa, perentoria, carismatica del marito. Tant'è vero che il marito in carcere capisce che ormai i suoi ordini oppure le sue linee generali sono relativamente inutili, perché il comando c'è tanto nella Madonna. È Antonella l'unico boss. Adesso tutti gli uomini del clan sono ai suoi piedi. Eppure tutto questo non le basta, perché il potere e il rispetto non possono compensare il vuoto lasciato da Natale. Poi la sera ritorni la donna che sei, nel senso che comunque ti metti a letto e ripensi a tutto quello che ti manca e ti vedi anche in una casa fantastica, ma vuota, fredda, priva di sentimenti. E ti senti irrealizzata in amore. Quel vuoto per Antonella si fa ogni giorno più insopportabile, fino a quando non trova l'uomo giusto per riempirlo. Una debolezza che può costarle molto cara, perché ormai tutte le sue mosse sono seguite con attenzione dalle forze dell'ordine. In un certo momento noi comprendiamo che lei c'è qualcosa che non va, proprio perché lei inizia a frequentare questo ragazzo di Torre del Greco. Antonella lo frequenta già da qualche mese. Lui non ha niente a che fare coi clan. Lavora come marittimo sulle navi. Per Antonella non si tratta di una semplice scappatella, ma di una vera storia d'amore. Con lui può sognare una nuova vita per sé e le sue bimbe, lontano da Ercolano, lontano dalla camorra. Mi faceva sentire importante, mi assicurava di tutte le mie preoccupazioni, perché comunque poi venne a sapere io la moglie di chi ero e ci avevo spiegato che comunque se la famiglia lo avesse saputo, e lui mi diceva sempre che si assumeva la responsabilità, anche se era un bravo ragazzo, la responsabilità di non lasciarmi, di stare con me. Ormai per Antonella gli affari del clan sono finiti in secondo piano. La storia con quell'uomo sta diventando ogni giorno più importante. Una storia che però deve continuare a rimanere segreta. Ci incontravamo in un'altra città, poi ci sentivamo tutti i giorni. Nelle intercettazioni era chiaro che lei, tanto era l'amore che provava per questa persona, che era disposta ormai a tutto. Mi sono sentita di nuovo donna. Ho perso tutto quello che avevo acquistato in assenza di mio marito.
perché non mi interessava più. A un certo punto non mi interessava più quello che stavo facendo. Antonella ormai non pensa ad altro. Lo cerca sempre. Passa ore al telefono con lui. Un'ossessione che la rende sempre più imprudente. Comportamenti che verranno notati da una delle figlie che si confiderebbe, diciamo, con i suoi nonni, cioè con i genitori del marito. Buongiorno. Sentite bene che stai proprio con la capa in te nuvola. Come se niente fosse successo. Non lo ami più a mio figlio. Perché te fai capa? Chi lo stanno guardando non visto. Se ne vuoi tornare a casa, me ne torno. Sono venuta a fare a te. È da lì che indirettamente, diciamo, avvio questo problema familiare serio che viene poi portato fino dentro al carcere da un fratello di Natale Nantese, ma anche dalla madre in particolare. Video riprendendo il colloquio ci siamo resi conto che lui è saltato proprio, sobbalzato dalla sedia e aveva accusato un colpo duro, molto duro, soprattutto per l'opinione pubblica, tra virgolette, interna ad Ercolano. Antonella, proprio all'apice della sua carriera criminale, ha commesso un errore imperdonabile. La sua relazione è uscita allo scoperto. Un affronto che il clan non può lasciare impunito. Quindi organizzano una trappola in un albergo per sorprendere in fragranza di adulterio la donna. Noi stavamo in camera, bussarono, io non volevo aprire perché avevo capito qualcosa. Lui aprì la porta ed era mio cognato con i cugini di mio marito. Prossima vita a Ciro. Vaffanculo. Vaffanculo. Sono persone per me senza cervello. Se la pensavamo nel modo camorristico e io voglio togliermi la soddisfazione di dare soddisfazione al boss, io vado direttamente per ucciderlo. Comunque hanno fatto solo pubblicità. Il casino è stato enorme. Invece, la famiglia di Natale non l'ha uccisa, le ha risparmiato la vita, ma la sua carriera nell'organizzazione è arrivata al capolinea. Viene pesantemente aggredita, minacciata, picchiata, rapinata delle chiavi della propria abitazione ed espulsa dall'organizzazione e cacciata via dalla famiglia. Antonella ha pagato a caro prezzo la sua infedeltà. Ma i conti col clan non sono ancora chiusi. Dopo l'arresto di suo marito, Antonella è diventata il boss. Ma si è innamorata di un altro uomo. E quando pensava di mollare tutto, è stata scoperta. Gli uomini della famiglia la picchiano e le tolgono tutto. La sua carriera nell'organizzazione è arrivata al capolinea. Ma i conti col clan non sono ancora chiusi. Quella sera stessa sono venuti a prelevare mio padre da casa e l'hanno portato nella roccoforte, diciamo, del canalone, perché lì avevamo una piccola casetta e loro cercavano le armi perché sapevano che ce l'avevo io. Gli uomini del clan costringono suo padre a scavare una buca, minacciano di ammazzarlo lì come un cane. Vogliono a tutti i costi le armi che solo Antonella, come capo, poteva nascondere. E scava, 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 vai! Continua a scavare, vai! Cattivo, vai, vai, scavo! Quelle armi, infatti, possono essere collegate agli omicidi del clan. Una prova che la donna può utilizzare per vendicarsi. Una delle tante, perché Antonella conosce tutti i segreti del clan.
Dante sapeva bene che la moglie era custode di 15 anni di attività illecite sue, in prima persona, oltre che di quello di tutto il clan. Abbiamo intercettazione dove lei si confida con la cugina dicendo, mandando a dire al clan, state attenti che io vi canto a tutti quanti, io chiamo i carabinieri e gli racconto tutto. Addirittura diceva, io ho scritto una lettera di mio pugno che nel momento in cui mi accade qualcosa, questa lettera uscirà fuori. Mi hanno minacciato tante volte, loro mi minacciavano e io minacciavo loro, faccia e faccia. Li minacciavo su questa cosa qui. Avevo le armi, quindi era la prova che quello che mi succedeva a me e alla mia famiglia. Sapevano già dove stavano le armi e la lettera che io avevo scritto. Invece non era vero nulla. In quei mesi la situazione di Madonna Antonella è molto seria, molto grave. Era chiaro che bisognava arrestare Antonella. Vuoi perché rischiava veramente il clan poteva ucciderla. Vuoi perché arrestandola ci permetteva di sperare nella sua collaborazione. È il dicembre del 2012 quando i carabinieri decidono di passare all'azione. Per Antonella è arrivato il momento della resa dei conti. Sa bene di rischiare una condanna molto pesante. Eppure, proprio in quel momento, accanto al dolore e ai rimorsi, Antonella prova finalmente un po' di sollievo. Mi sentivo libera. L'umiliazione, sì, la rabbia, tanta. Avevo perso tutto in un attimo. Però comunque di tutte queste cose ti rendi conto solamente quando è distrutto tutto. Non ti rendi conto mentre lo stai facendo. I magistrati hanno in mano prove schiaccianti. Antonella rischia più di 20 anni di carcere. Ma la condanna più pesante per lei è quella di non poter crescere le figlie. Per 180 giorni viene messa in isolamento, quindi è difficile per lei entrare in contatto con le figlie, anche perché sono minorenni. Quindi lei soffre tantissimo. Le mie figlie sono state la base principale della mia collaborazione. Perché comunque sapevo quello che alla mia condanna che andavo incontro. Avevo mia figlia la seconda che aveva 1 anno e mezzo. E quindi per me è stato straziante. È stato il passo alla collaborazione. Antonella comincia a parlare. Racconta la sua vita e tutti i retroscena del clan. Le sue rivelazioni sono dirompenti. Questa collaborazione diventa devastante. Capimmo che poteva essere poi un grimaldello, aprire veramente gli grandi squarci che poi alla fine, infatti così è stato, cioè è stato il colpo finale a queste organizzazioni criminali di Ercolano. Sulla base delle dichiarazioni di Madonna Antonella sono stati effettuati molteplici arresti, si sono ottenute tantissime condanne. Proprio per questo a Madonna Antonella è stato sin da subito riconosciuto uno speciale programma di protezione. La camorra non perdona chi tradisce. Sulla testa di Antonella c'è una taglia di 50.000 euro.
perché il clan vuole ottenere a tutti i costi la sua vendetta. È emerso nel corso delle indagini che gli esponenti del clan Ascione avevano acquisito la notizia della località segreta dove si trovava in protezione la Madonna Antonella, avevano progettato di ucciderla. Quella scoperta costringe i magistrati ad alzare il livello di guardia. Antonella e le figlie vengono trasferite in un'altra località. Adesso la loro vita sembra finalmente al sicuro. Ho iniziato la mia vita sotto protezione. Sto in una casa con le mie figlie. Vivo normalissimo come tutte le famiglie italiane normali. E mi trovo benissimo in questa mia nuova vita. Nel futuro ho delle prospettive non tanto su di me, ma spero che le mie figlie mi daranno soddisfazioni, che possono diventare delle persone rispettate, però pulite. Chi è? Tu lo sai? No, non sa niente. La mia cosa è essere presente proprio per questo, per dare un segnale e far capire anche alle donne: svegliatevi, lottate per quello che realmente volete. Antonella Madonna è stata condannata il 6 maggio 2013 a 3 anni di reclusione per associazione di stampo mafioso, pena ridotta a 1 anno di libertà vigilata, considerate le attenuanti dovute alla collaborazione. Oggi vive in una località protetta con le sue figlie. Mi chiamo Cristina Pinto, ho fatto parte della Camorra fino in fondo. Lei assume un ruolo di capobranco della forza militare del clan Perrella. All'improvviso ci armavamo, scendevamo sul rione. Il primo che prendevamo che erano di loro si cominciava a sparare. L'unica donna capace di sparare con freddezza e determinazione. Vorrei riscattarmi di quello che ho fatto io e di quello che sono stata.